musica di tutto. Piazza Vittoria, quartiere generale delle Zanzare, Cordoli di... Bene, allora andiamo avanti. Partiamo con la notte di Cialdi a Gorizia. Eccoci qua. Chi che ha fatto un po' di successo? C'è questo ragazzo che sta a questa scuola di... Hip-hop, parla pur forte. E guardiamo un po' la gente tutta raggrumata qua, no? Perché c'era una rassegna di macchine d'epoca e di macchine nuove, e questi poveri ragazzi messi in questo angoletto, e la gente praticamente era tutta calcata lì, no? Potevano benissimo farla anche in centro, questo ballo, questa cosa, no? Se no anche in Piazza Vittoria comunque. Bene, bella questa cosa, andiamo a vedere un attimo questi balli, questi, come si chiamano, hip hop? Sì, hip hop. Ecco, eccole qua. Andiamo a vedere le ragazze che hanno imparato un po' la musica. Guarda, la gente ce n'è abbastanza, no? Sì, sì, tutti lì intorno. Ecco, come ha detto anche la TV padronale, ogni famiglia ha speso in quella sera 250 euro, 500 euro per le loro spese, spesucce o cose varie. Poi so che anche una persona ha comprato anche la borsetta di plastica, 50 euro fatta in Cina, ma vabbè, comunque c'è anche qualcuno che spende in quella maniera, no? Giusto, no? Sì. È che bisogna anche controllare un attimo quando che si spende, no? Perché sa, se c'è una firma, che c'è una cosa un po' importante, allora si può anche spendere, no? Questi soldini, ma se c'è una borsetta fatta in Cina, loro le pagheranno 5 euro. Va bene. Ormai anche le grandi firme fanno la marca Made in Cina. Beh, ma non è le giusto. Le fanno in Cina, no? Costa meno. Esatto, ma non è giusto. Bene, andiamo avanti con questa bella scuola, con questa scuola di danza. Eccolo lì. Bisognerebbe dirgli al maestro che prenda una speaker che parli in maniera special. Andiamo, queste sono slovene. Guarda che bravo. Sono proprio sintonizzate, eh? Bravissime, sono slovene, dalla Slovenia, vengono dalla scuola slovena. Adesso va di moda, sai, il ballo, la musica, tutte queste cose, no? Guarda quanta gente che c'è, peccato tutta raffuppata lì in questo si potevano, no? Andare in uno spazio più ampio, no? Potevano, ma si vede che gli hanno dato quello spazio lì. Io dico, le macchine potevo benissimo farle in Piazza Vittoria, visto che c'era soltanto 12 stand, no? C'erano 12 stand, metti le macchine lì, fai la mostra lì, e questi ragazzi mettili in via, come si chiama, in corso Verdi, mettili lì, no? C'è la musica, la gente si può muovere, no? Bene, andiamo avanti. Sai, le cose sono fatte in maniera Gorizia, no? Fatte in maniera... Bene, vogliamo ricordare che anche sabato ci sarà un grande concerto, vero o no? Sì, in Piazza Vittoria ci saranno i Flaminio Macchia. Ecco, e a poi? A chi piace il rap. E io penso che ci sarà anche Sadai, penso, o sbaglio? Ma questo non lo so. Va bene, comunque ci sarà sport, musica e no border. Una cosa veramente bellissima. Sabato e giovedì, le Miss Senza Frontiera. Bellissimo, organizzato da una mia amica, Galassia, che gli ho fatto il matrimonio tantissimi anni fa, eh. Sì.
bravissime, bravissime, guarda. Sono proprio belle coreografie. Beh, bravo, bravo. Diciamo che questa è una bella cosa, attira veramente tantissima gente, c'hai parenti, c'hai gente e attiri parecchie persone a vedere queste cose, o no? Sì, sono cose belle da vedere, insomma. E allora bisogna in questo modo attirare, no? Attenzione, guarda quanta gente, guarda che nugolo di persone, tutte strette, stipate col caldo. Salutiamo la ballerina di danza, eccole qua, stavo per andare via, ho detto guarda qua, bravissime, ho detto mi fermo un secondo, ma vero? Sì, no? Vale la pena fermarsi. Eccole qua, guarda che belle. Guarda, guarda le piccoline, guarda. Oh, battete quelle mani, accompagnatele a ritmo di musica. Chi ha suono se ne può andare a casa, qua si parla. Niente, caro speaker, la prossima volta metti una bella ragazza che parli, vero o no? Vabbè, dai. Vai, vai, lui deve fare il maestro e basta, no? Deve fare. E mettiamo una bella speaker, una che parla e via, no? Così aumenta meglio, va le cose. Bene, allora andiamo, perché lui è bravissimo per insegnare tutte queste cose qua, però metti una persona che parli, no? Avanti, andiamo avanti, guarda che brave che sono le ragazzine, chiuderemo con, vedrete una bambina come che balla, vero o no? Ah, sì, la vedremo. Ehi, Beatles, let's go, i Beatles. Ed eccola qua, ascoltate un attimo, silenzio. Attenzione, mi vede? Stai, è rimasta lì. Spavento pazzesco. Benissimo, povera. Poi invece c'è un altro concerto, sempre via, in via Corso Verdi, eccolo qua. Bene, adesso andiamo a fare una carrellata, andiamo a fare un giro per queste macchine storiche. Si fa la zona pedonale e si fa il concorso di macchine. Comunque, vabbè, potevano metterle in Piazza Vittoria, no? Benissimo, andiamo avanti, andiamo a vedere questa rassegna di macchine di questo giro e andiamo a vedere Mickey Stetter che gli manca il cappello, proprio adesso che con quel caldo che c'è. Andiamo invece in Via Rastello. E vediamo cosa c'era. Sì, è stata un po' snobata, diciamo, però non importa. Qua c'erano tutti i viticoltori, persone con i loro vini, con le loro cose. Eccoli qua. Comunque iniziava alle 6. Io sono qua alle 7, però comunque adesso di sera non è che ci sia passato. Può darsi che ci saranno state quelle 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 persone, ma circa. Sì, può essere. Questo è sicuro, diciamo, adesso io sono passato per vedere un attimo, vedi le bottiglie sono già pronte con il loro ghiaccio, con tutte le loro cose, adesso facciamo un giro, proseguiamo avanti sta strada, andiamo in Piazza Vittoria a vedere, eccole qua, la dolcezza che... Ciao Silvio. Adesso non so se regalavano il vino o bisognava pagarlo, questo non lo so. Ma quindi Via Rastello era la via dei vini, diciamo. Diciamo che era così, da come ho capito, da come si vede, no? Adesso andiamo invece in Piazza Vittoria, andiamo a vedere anche queste famiglie che hanno speso questi 300.000 euro, 300 euro, scusi. Vi faccio vedere un attimo a Piazza Vittoria, questi 12 stand che hanno detto che veramente era una cosa così, però comunque... Adesso andiamo invece la sera, siamo in via Mazzini, c'è questo bellissimo concerto, un po' di musica, eccoli qua. Possiamo vedere le ragazzine tutte qua. Questa è via Mazzini, vi ricordo, cari amici, via Mazzini, via Mazzini. Questa è la zona degli universitari, la zona... La casa dello studente, cioè. Esatto, che ho fatto io l'inaugurazione tantissimi anni fa. Bene, qua c'è un bel posto, c'è...
qua c'è un posto dove si mangia, si beve, gli aperitivi, tutte queste cose qua. Bene, saluto Emma, eh. Emma era un po' le zone centrali, i soliti bar erano un po' incavolati, perché sai, le zone le hanno chiuse solo in queste zone, non nelle loro zone, va bene. Però mi sono dimenticato di andare in un negozio che di solito lui dice sempre agli altri di tenere aperto, invece dopo la fine è sempre chiuso, sempre chiuso. Mi dispiace di non essere andato di là. Bene, ascoltiamo questo concerto. Come sono messi questi tavolini con il lumino, bellissimo, bellissimo posto via Mazzini, via Mazzini, proprio un bel posto, bisognerebbe valorizzarlo un po' di più, Bene, guarda qua, musica con gli universitari, chiudiamo con questa